Buongiorno, io sono Alessandro Spinaci, lei è Luana Cavallor. Siamo due alunni del liceo Ettore Majorana di Orvieto e facciamo l'indirizzo Scienze Applicate, dove comunque è appunto più incentrato sulla scienza e l'informatica. E oggi ci avevano proposto una settimana fa di venire qui a Roma e vedere comunque il funzionamento del NAO, che è questo robot che utilizzano per i tornei di calcio, E non e solo. non solo. E ci hanno insegnato anche a fare dei piccoli programmini con Choreograph, che è il programma con cui si interfaccia il computer con il robot, e ci hanno insegnato a fare dei movimenti molto Sì, semplici. poi ci hanno illustrato le problematiche che possono avere appunto i robot anche nella visuale, nei movimenti o comunque il progresso che hanno avuto dal 98 fino adesso. E com'è Sì, stata l'esperienza? interessante, molto bello, sì. interessante. E poi comunque anche riuscire a interagire e programmare il robot è stato interessante, quindi se poi ci proporranno di entrare in questa challenge, In questa io competizione di accetterò, futuro, sì, penso che personalmente accetteranno più accetterò. persone possibili.